U finalu su žuti bili bolji od Kine Martinija. Iz Torina u Splitu je bilo 97-84, u Torinu 82-82 i kup Radivoja Korača došao je na gripe. Kina Martini diede parecchia gloria alla squadra torinese che arrivò in una finale di Coppa Korać, che riempì per due partite la semifinale col Badalona e poi la finale con la Jugoplastica, il Palazzo Ruffini, in una maniera incredibile. Il Pala Ruffini poteva contenere 4.000, poco più di 4.000 persone. Si dice che ce ne furono più di 7-8.000. Beh, la partita con il Badalona è stato un momento fondamentale per questa squadra, perché stavamo facendo la Coppa, vincendo, e siamo arrivati a giocarci, mi sembra fosse la semifinale. A Badalona, dove abbiamo giocato la partita di andata, le abbiamo prese di santa ragione. Si trattava di batterli al ritorno con un punteggio maggiore. Merlati quella sera ne fece di tutti i colori. Mi sono accorto che uno schiaffo rumoroso sul mio braccio di un avversario aveva generato un bel fallo. Lui si metteva in posizione di pivot, riceveva la palla e con una mano teneva la palla, con l'altro si schiaffeggiava rumorosamente il braccio, urlando fallo, fallo. Sì, io non me lo ricordo con questa precisione, però. Poi nella finale, invece, contro la Jugoplastica, partita anche questa di andata e ritorno, a Spalato non ci fu partita. Ritorno a Torino dove abbiamo pareggiato e quindi la coppa è andata loro, però è andata bene così, felicissimi. E la squadra di Torino a quel punto è entrata nel gruppo delle grandi squadre anche europee.